Raniero La Valle, poi Ingroia e poi via Sarasini. Buongiorno, due cose. La prima è questa. Su questo intervento di Cremaschi noi dobbiamo decidere. Non è che possiamo continuare, uno dice sì, facciamo tutto, gli altri dicono no, ognuno dice la sua opinione. Qui noi dobbiamo prendere una decisione, fare una scelta. Ha ragione Cremaschi, ha ragione Guerzoni dell'Ampi che dice concentriamoci sulla Costituzione, ha ragione la Bolzano quando dice qui ci sono comitati che si chiamano del nome, devono chiamarsi il sì. E allora dobbiamo prendere una decisione. Io devo dire che ho partecipato come partecipante del coordinamento alla decisione enunciata da Alfiero Grandi di partire con la doppia campagna, con il sì, con il no, con tutti i referenti. Quindi ho partecipato, sono d'accordo in via di principio. Però adesso io veramente mi interrogo molto seriamente se noi non andiamo a una catastrofe in questo modo, perché se noi ci infiliamo in un ingorgo politico-istituzionale e non sappiamo più che cosa chiedere alla gente, possiamo chiedere una cosa per volta, non ne possiamo chiedere 200, e noi dobbiamo fare una scelta. E soprattutto dal momento che c'è questa accelerazione drammatica del referendum sulla Costituzione, perché addirittura qualcuno vorrebbe farci votare a giugno, ma allora è chiaro che da oggi noi dobbiamo cominciare a metterci in referendum per il no alla sostituzione della Costituzione del 47, perché di questo si tratta. Ci vogliono togliere una Costituzione e mettercene un'altra, oppure una Costituzione dimezzata, che come il Visconti dimezzato di Calvino diventa un orrore. Ecco, allora questo è il punto, dobbiamo scegliere se vogliamo continuare con il doppio regime, oppure se d'ora in poi, nei prossimi mesi e fino a quando non si celebra il referendum sulla Costituzione, non ci concentriamo su questo. Guardate, qui c'è una grande parola di saggezza che viene dal Vangelo: il vostro discorso sia sì sì o no no, non sì sì e no no, perché se sì sì e no no si tratta un casino, la gente non capisce. Quindi siamo no per la contro la riforma costituzionale. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, proprio su questa linea del no, noi abbiamo pensato, ve lo dico come una cosa che è in gestazione e sarà poi in qualche modo resa pubblica nei prossimi giorni, stiamo cercando di organizzare, di fare un'iniziativa dei cattolici del no, perché è vero che la difesa e l'affermazione della Costituzione è una cosa che riguarda tutti e tutti dobbiamo essere insieme nelle differenze, ognuno con le sue bandiere eccetera. Però è anche vero che ognuno ha degli argomenti propri, che vengono dalla propria storia, dai propri valori, dalle proprie scelte, che può gettare nella battaglia. E allora c'è una specie, per esempio, perché non ci possono essere le donne per il no? Non ci sono delle motivazioni specifiche delle donne per difendere questa Costituzione, farla andare avanti e impedire la perdita di tutti i valori? Ci sono. E allora noi stiamo cercando di promuovere una iniziativa dei cattolici del no, che, come forse qualcuno ricorderà, molti sono giovani neanche c'erano, ma insomma nel 74 i cattolici del no furono l'elemento determinante che fece vincere il referendum sul divorzio. E da allora è cambiata la Repubblica, è cambiata la politica, sono cambiate molte cose. Quindi noi cercheremo adesso di fare questa iniziativa. E perché? Perché ci sono delle motivazioni che sono comuni a tutti, ma ci sono anche delle motivazioni specifiche. Per esempio, i cattolici sono molto affezionati alla giustizia. E allora c'è un passaggio, diciamo, di questo appello ai cattolici in cui si dice che c'è una ragione specifica per cui molti cattolici voteranno per il no, si organizzerà questa coalizione dei cattolici del no, per una questione di giustizia. Se nel suo significato più elementare la giustizia è la correttezza di una pesata eguale, lo scambio che ci viene proposto di dar via metà della Costituzione per avere in cambio ancora Renzi al potere,
non è giusto, non è uno scambio. Renzi e la Costituzione non hanno lo stesso peso, e mentre Renzi non ci è costato niente, non l'abbiamo nemmeno eletto, la Costituzione ci è costata molto in pensiero e martiri anche nostri. Perciò, come voto di scambio, Renzi contro la Costituzione è uno scambio ineguale. Chi vuole slogan, chi vuole argomenti facili, questo è l'argomento. È uno scambio ineguale, non va, Renzi non vale la Costituzione. Perfino gli 80 euro distribuiti a pioggia per il voto europeo proponevano uno scambio più conveniente per gli elettori. E poi c'è una ragione storica. Noi non possiamo dimenticare, chiudo con questo rapidamente, che i cattolici d'Italia hanno fatto molte cose dolorose e negative nella storia d'Italia. Hanno fatto la questione romana, hanno fatto il concordato con Mussolini, sono stati acquiescenti al fascismo, hanno taciuto davanti alle leggi razziali. Però una cosa straordinaria hanno fatto nel Novecento ed è stata il concorso alla Costituzione repubblicana. La Costituzione che noi abbiamo è anche la Costituzione di Dossetti, di Moro, è la Costituzione dei Marti, delle Fiamme Verdi, è la Costituzione che ha dentro di sé il meglio che il cristianesimo ha prodotto in questo paese. E allora io penso che ci sia un appello da fare anche a questi valori, perché su questo si possa mobilitare dentro la grande mobilitazione generale anche questa specifica componente che è quella dei cattolici di questo paese.